Chi è stato il peggio vestito alla notte degli Oscar? Ce ne sono tanti. Emma Stone, con questo peplum enorme, spropositato, sembrava un fungo porcino. Ariana Grande è arrivata fasciata da chilometri di tessuto con due enormi scialuppe, una a destra e un'altra a sinistra. Non si sa mai, si può annegare da un momento all'altro. Vanessa Hudgens, non ci voleva Alberto Ferretti per metterle a zozzo un video. Voto NC, che potrebbe essere non ci piace o non classificato. Scegliete voi. La recente notte degli Oscar si è svolta nel rispetto della sostenibilità e dell'ambiente. Tantissime le star che hanno riciclato abiti già messi e questo mi sembra veramente un buon segnale. Addirittura hanno saccheggiato tantissime maison gli archivi storici riproponendo vecchi abiti vintage. Una delle prime osservazioni che mi viene da fare così a bruciapelo è che mi hanno colpito sicuramente più le attrici che sono arrivate vestite che quelle che sono arrivate semi vestite, ossia coperte da qualche velo. Per quanto riguarda i maschietti, io mi aspettavo qualcosa di più. Noi siamo reduci dal nostro Festival di Sanremo, dove non c'era un uomo che aveva un bagliore, un ricamo, una trasparenza. Invece, a parte Ryan Gosling, l'unico che è arrivato senza cravatta, con un po' di bagliore, proprio probabilmente dalla tendenza che abbiamo lanciato a questo punto noi rispetto all'America, che di solito è all'avanguardia, tutti gli altri artisti sul red carpet americano sono stati noiosi. Calma piatta, tutti col loro tuxedo d'ordinanza. Emma Stone, per fortuna lei ha da consolarsi perché ha vinto una bellissima statuetta, tra l'altro meritata, purtroppo l'abito assolutamente inadatto. Davvero brutto, il tessuto ricordava le coperte che aveva mia nonna sul letto, di quel verde menta, e poi con questo peplum enorme, spropositato, sembrava un fungo porcino. Voto? 4. Margot Robbie vestita a lutto, neanche un tocco di rosa, in realtà è un po' incavolata, mi sembra di aver capito, neanche una nomination per il suo film che ha avuto un sacco di riconoscimenti. Ha vestito un abito total black di Atelier Versace in maglia mesh, questo bustino convesso con una scollatura strapless e con un morbido panneggio sul punto vita, le stava d'incanto. Può essere consolatorio? Beh, il mio voto, cara Margot, è 9. Ariana Grande è arrivata fasciata da chilometri di tessuto, un'esagerazione. Questo abito a colonna drappeggiato orizzontalmente con due enormi scialuppe, una a destra e un'altra a sinistra. Non si sa mai, si può annegare da un momento all'altro. Cara Arianna, siccome ci hai provato, ti do un bellissimo 5,5. Billie Eilish è una performer che adora cambiare, camaleontica, ogni volta un look diverso. Certo, non mi sarei aspettato un abito vecchia Hollywood tutta paillette, ma neanche un taglierino di Chanel. Che veramente brutto, poco donante, poco adatto all'occasione. Non c'era niente che si salvava, a parte la sua bellezza, i suoi occhi, il suo visino candido, il suo tailleur, beh, 3. È di Chanel, e chi se ne frega? Zendaya è sempre charmant. Ha indossato un abito abbastanza originale, devo dire, di Armani Privé, un tessuto rosa moiré completamente ricamato con queste palme aperte, quasi floreali, in Swarovski bruniti. Quindi effetto molto cupo. Il bustier a cuore serrava la silhouette dello stesso colore, aveva un monospalla, una leggera coda, devo dire un abito che le donava, le stava a pennello. E la vestibilità, come vi ho detto un sacco di volte, è fondamentale, per me è uno splendido 8. Cristobal Balenciaga crea nel 1951 questo bellissimo abito a sirena, trumpet, perché si apre verso il fondo in velluto nero e questo spruzzo di tulle bianco. Lo crea per Barbara Golen ed è lo stesso che la Carey Mulligan ha indossato l'altra sera agli Oscar. Una riedizione ovviamente, perché lo scollo che era dritto così come l'aveva disegnato Balenciaga è stato trasformato in corsetto a cuore. Peccato veniale, direi, a me sarebbe piaciuta l'edizione originale di Cristobal, in ogni caso il voto è un bellissimo 7,5.
Vanessa Hudgens ha dato il meglio di sé su quel red carpet, nella prima versione con una muta a corpo, con una leggera coda, dove ha messo in evidenza il suo pancino. È in dolce attesa, quindi ha questo viso bellissimo e florido. E in questo caso il mio voto è un bel 7. Al party di Vanity Fair, invece, l'attrice ha tolto la muta, svelando, anzi, senza veli, rimanendo senza veli, è rimasta con il suo perizoma, pancione a vista e un velo di chiffon che copriva la sua silhouette. Non ci voleva Alberta Ferretti per mettere l'anzolo su un velo, comunque l'ha fatto Alberta Ferretti. Voto NC, che potrebbe essere non ci piace o non classificato, scegliete voi. Anya Taylor-Joy ha indossato un abito ispirato a un pezzo storico, veramente a un pezzo della storia della moda, l'iconico Junon del 1949, disegnato dal maestro Christian Dior. L'abito è nato con un'enorme gonna a corolla piena di petali ricamati. La versione indossata dall'attrice alla recente notte degli Oscar prevedeva ovviamente dei rifacimenti, la gonna era a tubo, quindi un po' più diritta, con gli stessi petali ricamati, con strass, con pietre, con cristalli scintillanti. Beh, l'abito rimane sicuramente iconico, non so se il maestro Dior sarebbe stato d'accordo in questa nuova versione con questa nuova silhouette. In ogni caso il voto è un bellissimo 7,5. America Ferrera era già pronta per ritirare la sua statuetta come attrice non protagonista, ma non ce l'ha fatta. Era bellissima, fasciata in questo metal mesh di Atelier Versace, rosa antico che tra l'altro le stava anche molto bene, molto donante. Premio di consolazione del Miccio, 8. Eva Longoria ha una grande capacità. Lei è alta, 1 metro e una sciocchezza, ed ha la capacità di sembrare sempre una stangona quando sceglie il suo outfit. L'abito che ha indossato nella notte degli Oscar era di Tamara Ralph, nero, bellissimo, tutto aderente, con una leggera coda, con questo décolleté omerale quasi spaziale, quasi scultura, che la slanciava veramente tanto. Quindi, brava Eva, ti prendi il tuo bel 7,5. Ryan Gosling è stato l'unico uomo a regalarci qualche gioia. Sul red carpet, col suo tuxedo, con un filo di lamé e qualche strass, ci ha dato un po' di luce, senza papillon. Quindi anche lì si becca un bellissimo 8. È ancora più divertente sul palco degli Oscar quando si è esibito nella storica performance di Marilyn, Gli uomini preferiscono le bionde, con questo abito sempre di Gucci, rosa shocking, completamente tempestato di strass, con tanto di guantino abbinato. Beh, a quel punto per me è stata l'apoteosi. Un bel 10, non glielo toglie nessuno. Cillian Murphy, complimenti! Lui ha vinto l'Oscar come migliore attore protagonista e devo dire, tra i tuxedo d'ordinanza, quelli classici neri, lui aveva quello un po' più speciale. Bellissima la giacca in lana bouclée con il revers in satin di Atelier Versace e un bellissimo 8,5. Chi è stato il peggio vestito alla notte degli Oscar? Ce ne sono tanti, quindi abbiamo fatto un podio, 3 classificati. Al primo posto metterei Florence Pugh, ma quanto era brutto il vestito. Subito dopo, ma non troppo lontano, Andrea Rasborough, che vestiva un abito di Loewe, ma che era? Un mega scozzese che copriva l'intera silhouette, come già è secca e lunga. A seguire Jennifer Lawrence, lei è bella, radiosa, un visino meraviglioso, con un abito boring. Era di Dior, Amber? A conti fatti, la miglior vestita secondo me è Margot Robbie, un po' perché non se l'è filata nessuno e un po' perché l'abito era veramente bello. Ci vediamo al prossimo red carpet.